Studenti in piazza contro l'esame di maturità. Tra pandemia e didattica a distanza non si può parlare di un ritorno alla normalità con le prove in presenza. Il governo ci ascolti. Atto vandalico alla sede di Fratelli d'Italia fermo e un'intimidazione che non ci fermerà. Ferma condanna. Arriva anche dalla leader Giorgia Meloni. Quando la preghiera, l'amore dei cari e la professionalità dei sanitari riescono a vincere la battaglia contro il coronavirus, ecco la storia di Emiliano Tinti, campione paralimpico di nuoto e di sci, che continua le cure in una clinica riabilitativa. A dedicargli un video anche ai suoi amici e colleghi dell'Arfana Animazioni. Fiume Metaura Fano, conclusa la gara d'appalto, giudicati i lavori di sistemazione degli argini tra la foce a mare e l'autostrada A14. L'assessore Stefano Guzzi annuncia l'intervento durerà 9 mesi e sarà avviato entro febbraio. Dal protocollo ai certificati d'anagrafe, dalle richieste sui bandi e contributi a quelle di abbattimento delle piante, attivati a terre roveresche e 3 sportelli polifunzionali per servizi più semplici, veloci e accessibili a tutti. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Anche oggi decine di studenti delle scuole fanesi hanno scioperato contro il nuovo esame di maturità, così come impostato dal Ministero dell'Istruzione. I ragazzi che non si sentono considerati sono scesi in piazza 20 settembre per far sentire la loro voce. Non ci stanno considerando, non siamo nulla facenti, siamo soltanto stanchi. È una delle tante testimonianze che si sono susseguite questa mattina in piazza 20 settembre a Fano. Decine di studenti hanno voluto spiegare la situazione in cui vivono tra pandemia e didattica a distanza in vista del prossimo esame di maturità, per il quale sono previste le prove in presenza come in epoca pre-Covid. In particolare, la seconda prova, strutturata così come viene descritta nella bozza ministeriale e quindi gestita dalle singole commissioni, non è certamente il modo giusto per affrontare questo problema, hanno detto, e renderla più facile. Affidare ai professori di ciascuna classe la decisione delle modalità di una prova d'esame implica che studenti di classi e scuole diverse sostengano esami diversi. Non può essere considerato un metodo di valutazione oggettivo, pertanto non si può parlare di esame di Stato. Marco, come annunciato, oggi siete scesi in piazza. Sì, siamo scesi in piazza e siamo molto numerosi. Ci aspettavamo magari anche qualche ragazzo in più, però la cosa che ci è piaciuta è che sono quinte, ma non solo. Difatti abbiamo esteso l'invito a tutte le classi. Perché giustamente, come avevamo già detto, l'obiettivo non era solamente colpire la seconda prova, ma colpire tutto ciò che è stata l'organizzazione dell'esame. Quindi credevamo che fosse più giusto invitare anche tutti coloro che giustamente hanno vissuto la DAD, non solo noi quinte, ma anche le quarte, che allo stesso modo hanno subito un anno importante di DAD. Ma la cosa che mi è piaciuta molto personalmente è che hanno parlato ragazzi di prima che si sentono in difficoltà non tanto per l'esame di maturità, ma per l'esame di terza media che hanno subito, dicendo che questo esame per loro è stato letteralmente inutile, è stato difficile, e loro si sentono come passati direttamente dalla prima media alla prima superiore, perdendo 2 anni fondamentali per formare un ragazzo o un ragazzino a quello che sarà il liceo, che sarà un professionale o un tecnico. Invece i vostri docenti che cosa ne pensano? Vi appoggiano in questo? Ho avuto un dialogo molto importante con il mio preside, ha detto che giustamente è un nostro diritto, se crediamo sia giusto lo dobbiamo fare, e allo stesso modo anche molti professori. Naturalmente ci sono sempre opinioni diverse e discordanti, altri dicono che è un qualcosa di inutile e che non serve a nulla, ma in realtà noi crediamo che questo abbia una grandissima importanza. Da 2 anni a questa parte, hanno spiegato gli alunni delle scuole fanesi, non sono stati tenuti in considerazione gli effetti psicologici ed emotivi che l'emergenza sanitaria e i mesi in quarantena hanno avuto e continuano ad avere sui ragazzi. Molti studenti mostrano sintomi di ansia e depressione, forme diverse di disagio emotivo, insicurezza e confusione. Non diciamo bugie, la pandemia ha provocato in tutti, anche indirettamente, cambiamenti di abitudini. Attitudini aspettative con ripercussioni negative sulle emozioni e difficoltà relazionali. Per non parlare della carenza delle competenze acquisite negli ultimi 3 anni, abbiamo bisogno di una stabilità scolastica, hanno aggiunto, e crediamo che non debba partire dall'esame di Stato. Siamo delusi dal fatto che invece di prendere provvedimenti che ci possano aiutare, il Ministero si sia concentrato su un aspetto che in questo momento risulta superficiale. La necessità di essere ascoltati, il desiderio di esprimere il proprio disappunto e finalmente una manifestazione di quella vitalità che da troppo tempo manca nelle scuole italiane. Invitiamo qualsiasi studente che abbia letto questa lettera a risponderci, così che insieme le nostre voci possano essere ascoltate e capite, con l'obiettivo di una scuola migliore che formi i cittadini di un'Italia migliore. Quello che ci ha segnati dall'inizio della pandemia è un forte dolore. Dai primi periodi, da quando non sapevamo neanche che cos'era il Covid,
e avevamo paura a casa, rinchiusi, fino a quest'anno in cui comunque siamo tornati alla normalità, o così perlomeno ci dicono, ma questo non fa altro che aumentare il nostro dolore. Siamo tornati in classe con la paura di nuovi contagiati, abbiamo paura di parlare con il nostro vicino di banco piuttosto che con altre persone, e siamo in classe con le finestre aperte, congeliamo, continui problemi internet che con quelli collegati a casa, perché comunque ancora c'è la gente a casa e le lezioni si interrompono continuamente, perciò no, direi che non siamo proprio tornati alla normalità, e questo mi sembra molto importante da far capire al governo e anche alle stesse scuole, che ancora non l'hanno completamente interiorizzato. Non solo classi quinte, lei Davide frequenta la prima, come mai in piazza? Allora, la prima idea era stata saltare un giorno di scuola, però dopo i discorsi che hanno fatto tutti i miei colleghi di quinta, qualcosa si è smosso, quindi sono andato su a parlare per dirla mia alla fine. Continuate la vostra battaglia. Sì, continuiamo, anche se le munizioni non sono tante, perché, come ho detto, le munizioni siamo noi ragazzi, che siamo la base della scuola di oggi e la base della civiltà della città di domani, quindi ci vorrebbe un appoggio, secondo me, maggiore da chi è di dovere per aiutarci a essere persone migliori e cose. Cioè, ci vorrebbe più appoggio, ma non c'è. La nostra non è una banale richiesta di abolire gli iscritti, hanno concluso. Chiediamo di riportare la scuola al centro del dibattito. Vogliamo che si parli di noi, che queste nostre parole siano l'inizio di un rilancio. Mancano pochi mesi alla maturità, che cosa rivendicate? In 4 mesi dall'esame di maturità non si può pretendere di cambiare ulteriormente e di affermare un'altra cosa rispetto a quello che era stato detto prima, quindi quando c'era stata data la possibilità di prepararci più sulle materie orali, mentre adesso ci viene detto che ci sarà uno scritto in più, quindi bisognerà fare un'altra preparazione e magari viene lasciato, diciamo, il compito di decidere a una commissione interna, quindi si creeranno sicuramente anche disparità tra le diverse scuole, tra le diverse classi, perché ogni classe avrà acquisito competenze diverse, avrà avuto più o meno problemi rispetto ad altre, e quindi non crediamo che nemmeno si possa chiamare più esame di Stato. Quale appello lanciate al governo? Noi non chiediamo tanto il cosa fare, perché non abbiamo sicuramente né competenze né gli strumenti per dirlo, però chiediamo di essere ascoltati e che venga presa in considerazione ciò che noi proviamo e ciò che noi vorremmo. Atto vandalico alla sede del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia a Fermo per Puzzu e Balestrieri, rispettivamente consigliere regionale e coordinatore provinciale, un atto di inciviltà, di teppismo e squadrismo verso chi non accetta alcuna forma di dialogo motivato solo dall'odio politico, contrario ai principi della democrazia. Abbiamo subito interessato le forze dell'ordine, hanno riferito che siamo certi faranno piena luce su quanto accaduto. L'attacco è avvenuto a pochi giorni dalla commemorazione del giorno di ricordo delle foibe, organizzata per il 12 febbraio e prevista all'interno di quei locali. Infatti, hanno proseguito in una nota, non ci sembra un caso che siano stati strappati anche manifesti dell'iniziativa, un'intimidazione che non ci fermerà. E ferma condanna è arrivata anche dalla leader Giorgia Meloni, che su Facebook ha scritto: sono entrati sfondando la porta con un piede di porco e hanno completamente devastato la sede, ma di questa violenza, di questo odio non ne sentirete parlare dal mainstream. Spero che tutte le forze politiche condannino l'ennesimo attacco nei confronti di una sede di Fratelli d'Italia. Superare il sistema a colori delle regioni, perché gli effetti del virus non sono equiparabili a quando sono state istituite le fasce di colore, cioè nella seconda e terza ondata, dove la situazione ospedaliera era molto critica. Il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, è tornato a lanciare un appello al governo durante un'intervista rilasciata a Sky TG24. 2 settimane fa, ricordato il governatore, le regioni avevano chiesto al governo anche la distinzione tra chi è ricoverato e malato Covid e chi invece è ricoverato per altre patologie e positivo senza sintomi. Ad esempio, nelle Marche la scorsa settimana sono stati registrati oltre 40 casi di persone ricoverate per altre patologie, ma essendo positivi al virus venivano conteggiati come pazienti Covid. Se si scomputa questo numero dalle aree mediche, automaticamente, ha fatto notare Acquaroli, non abbiamo più gli indici previsti per la zona arancione. La popolazione è stanca, disorientata, perplessa e sfiduciata rispetto a questa gestione della pandemia. Il presidente ha poi sottolineato il danno economico gravissimo, perché basta fare un giro per i paesi e per le strade della città, ha dichiarato, per vedere un deserto nei bar, nei ristoranti e in tutte le altre attività. È un lockdown di fatto provocato da un errore nella strategia di comunicazione. Se si vuole continuare così, bisogna dare ristori a chi non riesce più a sopportare le conseguenze della pandemia.
Il messaggio che si dà alla popolazione, ha concluso Acquaroli, è di paura. C'è una grande confusione con norme che cambiano di continuo. Dal governo serve una semplificazione con un messaggio sì di attenzione ma anche di speranza. E adesso vi raccontiamo la storia di Emiliano Tinti, un uomo con sindrome di Down, residente a Pesaro, che dopo aver vinto la sua battaglia contro il Covid continua la fase di riabilitazione in una clinica a Rimini. La sua famiglia oggi vuole ringraziare tutto il personale sanitario e le tante persone che a distanza gli sono state vicine nei momenti più brutti e non solo della malattia. Emiliano Tinti, 47 anni il 28 febbraio, campione di sci e di nuoto agli Special Olympic con tanto di record nello stile delfino, oltre a una grande passione per il teatro e l'animazione. Dopo aver vissuto per 40 anni a Zagarolo, nella città metropolitana di Roma, si è trasferito con la sua famiglia a Pesaro, dove continua ad essere un vero campione nello sport e nella vita. Infatti, la sindrome di Down non è mai stato un ostacolo per Emiliano, che ha sempre bruciato le tappe. Come ci racconta mamma Maria Domenica, di solito chi ha la sua stessa sindrome cammina verso i 2 anni e mezzo. Lui invece camminava già a 17 mesi. A 1 anno e mezzo non faceva più la pipì addosso, si vestiva e mangiava da solo. Ha frequentato il nido con metodo Montessori, che lo ha aiutato tanto nell'apprendimento, ed è sempre riuscito a farsi voler bene da tutti. Molto ordinato e altrettanto possessivo per le sue cose, Emiliano ha conquistato ben presto la sua autonomia, tant'è che sin da ragazzo si spostava da solo con i mezzi pubblici locali. Tutto filava liscio, sempre circondato dall'amore dei suoi cari, fino a quando nel mese di dicembre è risultato positivo al Covid. Le sue condizioni sono sembrate sin da subito gravi, tant'è che a metà mese è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Salvatore. Una lunga battaglia che è durata fino al 26 gennaio, quando finalmente è stato dimesso dall'ospedale. Proprio dai sanitari sono arrivate le prime parole di gioia e di speranza, ma anche di orgoglio. È un uomo speciale, hanno detto, godetevelo. Come sta suo figlio? Bene, bene, risponde bene, sono soddisfatta di quello che hanno fatto i medici, insomma me l'hanno ridato questo figlio, perché ormai per me era come se non c'era più, insomma. Quindi adesso è a Rimini, si sta riprendendo? Questo ospedale che si chiama Sole sul Mare è un ospedale, una clinica riabilitativa dove ci vanno tutte le persone che purtroppo sono soggette, escono dal coma, incidenti, ospedale come Emiliano e tante altre cose, eccoli. In queste settimane c'è stata tanta vicinanza, tanti attestati di solidarietà. Sì, sì, molti. Da quando lui è entrato in ospedale, dall'intensivo, subito, io non lo potevo vedere, niente. Lui, poverino, che amava tanto il Natale, Capodanno, Befana, cioè, l'ha fatto tutto dormendo. Poi gli hanno fatto la tracheotomia, insomma, una vista di cotte e di crude. Poi quando si è ripreso gli è venuto un embolo polmonare, anche quello, insomma, tante altre cose, ecco. Però c'è stato un grande lavoro dei medici e anche gli amici che hanno inviato dei video. Gli amici dal Veneto, dalla Calabria, dalla Basilicata, dal Lazio, notizie, infatti è stata una cosa commovente. Ecco, anche da un camping di Fano dove lui tra l'altro fa l'animatore. Dove lui, perché lo posso dire, Emiliano è un gran ruffiano, tanto è una parola che va in... Lui dove va è un animatore nato da piccolo, ha avuto sempre... Infatti da piccolo era sempre un bambino goliardico che faceva ridere tutti. Io dicevo, nel Medioevo tu avevi lavoro assicurato, giullare. Ecco. E allora siamo andati in questo camping perché lui per tanti anni ha lavorato in Basilicata, faceva l'istruttore di nuoto, l'animatore, quello quell'altro. Poi con il Covid si è smorzato tutto perché questi lavoravano con i campi scuola di conseguenza, e così si è adattato questo camping a Fano proprio, e ha visto l'animazione, lui tu come ha fatto lui, è preso, è entrato e dopo 2 giorni faceva parte dell'animazione. E gli amici quando hanno saputo che lui ha avuto questo grosso problema, tutto quanto, gli hanno fatto un filmato, io gliel'ho fatto vedere venerdì scorso, dopo quasi 2 mesi l'ho rivisto. È stato un momento di gioia e di commozione, immagino. Sì, lui poi mi ha guardato stupita, come per dire, ma tu chi sei? Io avevo la cuffia, il camicione, i guanti, dice, questa è la voce di mamma, però... Non la riconosceva. Sì, faceva finta perché è un grande attore.
Ciao Emiliano, sono la Noi del Camping Fano. Spero ti rimetti presto e soprattutto voglio che torni a lavorare con noi e col nostro team dell'Arfan, divertirci tanto tutti insieme. In questi due mesi sono stati importanti per voi anche dei momenti di preghiera. La preghiera vi ha aiutato tanto? Allora, sono stati importanti ma molto difficili. È come aver vissuto in un incubo e dal quale non si vedeva la luce, perché comunque la preoccupazione era molta. Io mi sono rivolta a Gesù, alla Madonna e anche a mio cognato, che non c'è più, che io considero il mio angelo. E anche tutti gli amici hanno pregato molto. E io penso che i medici sono stati eccezionali. Hanno seguito mio fratello in tutto e per tutto, l'hanno coccolato, sono stati sempre molto attenti, hanno fatto un lavoro enorme, grandioso, e però penso che è stato anche il cielo, Gesù, insomma, e è stato aiutato, è stato miracolato secondo me, perché da come era andato all'inizio in ospedale sembrava non ci fosse speranza. E invece piano piano i medici hanno trasmesso fiducia e serenità fino all'annuncio ufficiale del trasferimento di Emiliano a Rimini. Proprio ho detto, caspita, ce l'ha fatta, ecco. Però devo dire, la sera che l'hanno portato in ospedale, lui è andato via con un'umiltà, zitto, zitto. Io però dentro di me sentivo che sarebbe tornato. Ecco. E così è stato. Sì. Ancora cronaca, è stata rintracciata in Umbria dalla polizia stradale alla guida di un'auto rubata una donna di 50 anni scomparsa da Iesi. Il ritrovamento è avvenuto ieri sera a Lungola e 45 in provincia di Perugia. Una pattuglia della polizia ha fermato l'auto per un controllo, trovando alla guida la cinquantenne la cui scomparsa era stata denunciata qualche giorno fa dai familiari. La donna, apparsa confusa e incapace di fornire risposte coerenti, non ha saputo dire perché si trovasse lì e dove fosse diretta e perché fosse alla guida di una Fiat Panda. Il mezzo è risultato oggetto di un furto avvenuto in un'azienda agricola di Filottrano e denunciato ai carabinieri il 3 febbraio scorso. La cinquantenne è stata denunciata e riaffidata ai familiari, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario. Giovedì spegniamo le luci della città con questo slogan Ali Nazionale Autonomie Locali Italiane. Insieme ai tanti comuni aderenti all'iniziativa lanciata da ANCI Emilia Romagna, invita le amministrazioni italiane a spegnere per 30 minuti le luci di uno o più monumenti simbolo delle città, giovedì 10 febbraio alle ore 20. Un'iniziativa che vuol sensibilizzare e spingere il governo a fare qualcosa di concreto contro l'impatto della crisi energetica sui costi di gestione delle famiglie, delle imprese, delle grandi strutture pubbliche e sui bilanci dell'autonomia locali. L'inflazione, spiega sindaco di Pesaro e presidente Ali Matteo Ricci, è una vera e propria emergenza che molti comuni non riusciranno ad arginare, rischiando di non chiudere i bilanci. Anche per i comuni più virtuosi la prospettiva sarà drammatica. Per far fronte all'inflazione saranno costrette ad aumentare le tasse e a tagliare fondi e servizi. A Pesaro verranno spente le luci del Palazzo Comunale e di Piazza del Popolo. Adesso parliamo del fiume Metauro a Fano, perché sono stati aggiudicati i lavori di sistemazione degli argini tra la foce a mare e l'autostrada A14. Lo annuncia l'assessore regionale Stefano Aguzzi, che si era impegnato a seguire le procedure. L'intervento durerà 9 mesi e sarà avviato entro il mese di febbraio. Erano attese da molti anni degli interventi nella parte di fiume Metauro compreso tra l'autostrada e la foce, perché lì un po' di anni fa c'era stata una alluvione, una rottura degli argini. Erano stati fatti all'epoca una serie di lavori che però nel tempo poi a poco si erano deteriorati, soprattutto a causa di alcune esondazioni ulteriori, ma soprattutto a causa anche di una serie di attività portate avanti da degli animali selvatici, nutrie in modo particolare, che forando gli argini mettono a repentaglio, a rischio, insomma, l'alveo del fiume. Di conseguenza, lo scorso febbraio ero venuto a Fano a presentare, diciamo così, uno stanziamento vocato a dei lavori di consolidamento di quella parte di fiume Metauro. Avevo detto che entro l'anno avremmo approvato il progetto definitivo e portato avanti la gara d'appalto.
Questo tempo è stato mantenuto. Proprio l'altro giorno abbiamo aggiudicato i lavori ad una ditta di Treia, ditta Francucci, che ha fatto anche un ribasso d'asta consistente. Di conseguenza i lavori sono stati già affidati e dentro il mese di febbraio si insedierà il cantiere. Si provvederà alla ripulitura dell'alveo del fiume Metauro per tutto il corso appunto dell'autostrada fino alla foce, il consolidamento degli argini, particolarmente nella parte sud, dove sarà sistemata anche la rete appunto per evitare che le nutrie ed altri animali possano forare gli argini, e di conseguenza diciamo così mettiamo in sicurezza tutta la parte di Fano Sud di Tombaccia che all'epoca aveva pagato a causa proprio di questa esondazione. Rimaniamo a Fano per gli scavi di Porta Maggiore. L'assessore Barbara Brunori ha riferito che dopo numerosi incontri la soprintendenza delle Marche ha chiesto di procedere all'elaborazione di un progetto complessivo che prevede la chiusura di una parte dell'attuale scavo con una parte apribile e l'altra fissa. Questa indicazione ha lo scopo di evitare l'installazione di una struttura di volume visibile e invadente per la conservazione. Brunori ricorda che gli spazi ipogei rinvenuti al momento non sono accessibili al pubblico perché serve un intervento di pulizia e di rimozione del fango dal fondo della pavimentazione. Oggi è stato eseguito un nuovo sopralluogo. Prevediamo, riferito l'assessore, di posizionare anche un pannello informativo moderno e a misura di bambino nel quale verranno raccontate le varie fasi storiche del ritrovamento. A Pesaro invece Riccardo Pozzi, assessore al fare, ha annunciato il restyling dei parapetti del lungomare Nazario Sauro, un intervento che Pozzi ha definito risolutivo. Infatti finora occorreva intervenire quasi annualmente per correggere i danni causati dagli agenti atmosferici. Oggi, ha spiegato Pozzi, grazie a 160.000 euro di contributi ottenuti tramite un bando ministeriale, mettiamo un punto agli interventi sulle balaustre, belle, di impatto, ma da sempre soggette all'azione erosiva della salsedine, che riguarderà tutti i 350 metri lineari della balaustra bianca. Ci spostiamo nel comune di Terre Roveresche, dove sono stati attivati nuovi servizi per avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione in modo più snello e veloce. Si tratta di 3 sportelli polifunzionali in cui è possibile richiedere ad esempio certificati e abbattimento delle piante, ritirare i tesserini per la caccia oppure chiedere informazioni su bandi e contributi. Nell'ambito di una continua ottimizzazione della macchina comunale, l'amministrazione di Terre Roveresche ha attivato ulteriori servizi per renderli più semplici e accessibili a tutti. Come prima cosa, il servizio della polizia locale è stato posizionato nel municipio di Barchi. In questa nuova ubicazione c'è uno sportello per il pubblico, situato al piano terra, aperto tutti i giorni eccetto il giovedì. Le modalità per contattare i vigili continuano a rimanere le stesse, inoltre con l'obiettivo di creare un unico punto di accesso e di fornire informazioni ai cittadini, dal 1 febbraio sono stati attivati nei municipi di Barchi, San Giorgio di Pesaro e Piagge quelli che sono stati denominati sportelli polifunzionali. Sono delle ulteriori articolazioni del comune che permettono al cittadino di, in maniera più semplice, con un supporto costante, accedere ai tanti servizi che possono essere dal semplice modulo per la potatura straordinaria delle nostre siepi, dei nostri arbusti, fino a documenti più complessi come cessazioni, denunce per la tari e quant'altro. E poi è anche un modo per ricevere tutte quelle informazioni che possono servire al cittadino. Quindi il cittadino, specialmente i più anziani che non possono spostarsi, hanno difficoltà, possono accedere nel proprio municipio a questi importanti servizi. Gli sportelli, ha precisato il sindaco Sebastianelli, saranno aperti nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 12. Inoltre, oltre allo sportello polifunzionale per il cittadino, quindi in presenza, abbiamo attivato, raggiungibile dal nostro sito internet del comune, una specifica sezione che si chiama Sportello Comunale Online, dove il cittadino può fare da casa, autenticandosi con lo SPID o con la propria carta d'identità elettronica, perché quella funziona come uno SPID, come un'identità digitale, quindi può accedere a tutti i servizi erogati del comune, compreso dal 1 marzo anche sarà attivo lo sportello per il genitore, dove il genitore seguirà tutti quelli che sono i servizi che usufruisce il proprio bambino qui nelle scuole del comune di Terre Roveresche.
Autostrade per l'Italia fa sapere che per eseguire i lavori di ripristino causati da un incidente sulla 14 rimarrà chiusa la stazione di Fano dalle ore 23 di mercoledì 9 alle 4 di giovedì 10 febbraio, sia in entrata che in uscita. Qualora i lavori di intervento dovessero terminare in anticipo, l'uscita e l'entrata riapriranno immediatamente. Occhio alla notizia, termina qui e torna domani sera come sempre alle 20.30, invece domani mattina alle 7 l'appuntamento con Occhio ai giornali insieme a Massimo Fughetti. Buona serata.